Amici delle due ruote, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Guzzi è stato per me una rivelazione in occasione del mio test ride in sella al modello TT85. In particolar modo avevo apprezzato il comportamento della ciclistica e la sfruttabilità del suo caratteristico bicilindrico a V trasversale di 90 gradi. Mi piace la filosofia del marchio di voler restare fedele alle origini, sapendo comunque rinnovarsi in maniera concreta. Lo dimostra ampiamente con questa nuova proposta ricca di innovazioni. La nuova Stelvio V100 si differenzia dal vecchio modello nel corpo e nell'anima, tanto è vero che è quasi impossibile trovare qualche similitudine. Con la Mandello invece condivide la sola architettura di motore Cardano. Partendo proprio dal nuovo propulsore raffreddato ad acqua, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare nella prova dedicata a quest'ultima, posso assicurare che le prestazioni non mancheranno affatto. L'unica differenza strutturale la si nota nella parte inferiore del motore, dove, per consentire alla Stelvio maggior luce a terra, è stata riprogettata la lubrificazione riducendo la dimensione della coppa dell'olio. Dalla Mandello eredita la medesima cavalleria e coppia. Vista la natura della Stelvio, però, mi aspetto che la coppia sia spalmata in una percentuale differente sull'arco di erogazione. Il cambio non mi aveva convinto troppo durante la prova con la Mandello. È interessante sapere che c'è stata una completa rivisitazione di questo componente in occasione di questa nuova proposta. Anche il quick shift è stato rivisto nel funzionamento. Il mio interessamento mi porterà sicuramente a convalidare o meno se ci sono state delle migliorie. Chiudo il capitolo motore riportandovi i consumi dichiarati da Moto Guzzi. La percorrenza media sembra essere di 19 km per litro. Il Cardano non ha giochi rumorosi ed è privo di una qualsiasi asta di reazione. Di fatto scompare la bielletta necessaria a neutralizzare, almeno in parte, l'effetto di innalzamento del retrotreno in accelerazione, tipico delle trasmissioni a Cardano. È stato possibile eliminare questo elemento grazie al motore più compatto, che ha consentito di poter collocare un braccio oscillante più lungo e di abbassare il punto di accoppiamento tra albero motore e giunto dalla trasmissione. I vantaggi sono quelli di avere una diminuzione di peso di questo componente, pur mantenendo un assetto neutro in accelerazione. Il telaio è stato progettato appositamente per questo modello, al fine di supportare un maggior carico. La rigidità torsionale è stata ottimizzata grazie a più punti di fissaggio tra motore e telaio. Di fatto, sulla Mandello il motore è ancorato su due punti, mentre sulla Stelvio sono quattro i punti di fissaggio tra motore e telaio. Anche il canotto di sterzo è stato allungato per far fronte a un maggior stress sull'avantreno e per offrire un manubrio più alto e dalla bella sagoma. Per quanto riguarda il reparto sospensioni, troviamo un monoammortizzatore Kayaba, regolabile nel ritorno e nel precarico molla tramite un comodo pomello. Per il fatto che sia privo di leveraggi come sulla TT85, ritengo possibile che il posteriore possa essere piuttosto sostenuto a favore di una guida dinamica su strada. Sull'avantreno la scelta è andata contro tendenza. Differentemente dalla più consueta Showa o Marzocchi, troviamo una forcella Sax da 46 mm, regolabile nel precarico molla e nel ritorno. L'escursione utile di entrambe le ruote è di 170 mm, il giusto compromesso per avere poco trasferimento di carico, ma senza compromettere il comfort di marcia sullo sconnesso. Condivido anche la scelta di un reparto sospensioni a regolazioni meccanica. Il prezzo d'acquisto sarà per loro più concorrenziale e per noi motociclisti più vantaggioso. Inoltre penso che, nonostante le regolazioni elettroniche offrano più praticità, con quelle meccaniche è più facile trovare il miglior compromesso a seconda delle preferenze personali. I cerchi a raggi sono l'unica scelta che andava fatta considerando lo stile della moto. All'anteriore il cerchio da 19 pollici monta pneumatico tubeless in misura 120-70, a posteriore quello da 17 pollici è ricoperto da uno pneumatico in misura 170-60. L'impianto frenante ha tutto ciò che di meglio offre il mercato: affidabilità, potenza e modulabilità garantita dal marchio Brembo. Sull'anteriore i dischi da 320 mm sono morsi da pinze ad attacco radiale. Al posteriore c'è una pinza a doppio pistoncino che morde un disco da 280 mm. I tecnici della Guzzi dicono di aver lavorato tanto per ottenere la migliore efficienza aerodinamica possibile. È intuibile l'ottima protezione offerta dalle fiancate e dal cupolino ben dimensionato. La regolazione di quest'ultimo è elettrica ed è su di un range di 70 mm. Si può anche notare come il pilota sia ben inserito nella moto. Tutto fa pensare che sia estremamente comoda e protettiva al fine di poter affrontare lunghe distanze. Non essendo nata per fare del fuoristrada impegnativo, condivido gli attacchi integrati per le valigie laterali. Sui modelli con maggior propensione all'off-road, invece, sono convinto che il telaietto sia la scelta migliore per quanto riguarda la solidità di fissaggio. Inoltre, togliendo le valigie, il telaietto funge da protezione per la moto in caso di caduta.
Il display sembra quello di una sportiva. Per una moto così ricca di stile avrei optato per qualcosa di più personalizzato. Mi piace la soluzione dei blocchetti, con gli interruttori ben dimensionati e distanziati tra loro. La nuova Stelvio V100 ha una piattaforma inerziale per il funzionamento del cornering light e per l'assistenza alla guida. Un partner della Piaggio si è occupato del realizzo del radar di bordo. In caso di pericolo, un sistema sofisticato mette in allerta il conducente tramite allarmi acustici e visivi, intervenendo sull'acceleratore se necessario. Volutamente è stato deciso che il sistema non dovesse intervenire anche sui freni, cosa che invece accade su alcuni modelli concorrenziali e che non condivido. Per avere a bordo questo dispositivo di sicurezza, denominato PFF, al prezzo di 16.499 euro è necessario aggiungerne altri 800. Il sensore posteriore rileva il veicolo nell'angolo cieco, avvisando con la consueta luce a LED posta nello specchietto retrovisore. Le mappature selezionabili sono 5. Su di ognuna è possibile cambiare i parametri per quanto concerne il tipo di erogazione, il livello di intervento del traction control e la risposta del freno motore. L'ABS è selezionabile su 2 livelli ed è possibile escluderlo al posteriore. 2 le colorazioni disponibili, giallo savana e nero vulcano. Amici, siamo giunti quasi al termine di questa puntata. Di seguito potete consultare ulteriori dati tecnici e l'elenco completo degli optional disponibili per questo modello. Ringrazio tutti voi per averci seguito e vi invito al prossimo appuntamento. Vi voglio ricordare a chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al canale. Il vostro supporto è per noi molto importante. Un saluto da Luci e da Jumbo Test.